si fa ammirare da padovani e turisti la bella torre dell'orologio in Piazza dei Signori. Passando per la storica Piazza Patavina è infatti impossibile non posare lo sguardo su di lei. Alta 30 metri, fu costruita nel 1428 sulla base della porta orientale della Reggia Carrarese, residenza e sede del governo dei signori della città. La facciata fu poi rifatta in pietra d'Istria il secolo successivo e da allora con il suo orologio meccanico astrale domina la piazza sottostante. L'orologio che attualmente si vede è una precisa ricostruzione di quello voluto da Jacopo Dondi nel 1344 e poi distrutto da un incendio. Segna le ore, i giorni e i mesi, le fasi lunari, il moto dei pianeti e lo zodiaco. Il quadrante ha una forma circolare ed è suddiviso in fasce concentriche. Al centro si trova il pianeta Terra. Seguono poi i simboli zodiacali, fatta eccezione di uno. Quindi una fascia con incise stelle di rame e per finire la numerazione delle ore realizzata in caratteri romani. A una vista più scrupolosa emerge che il segno mancante è quello della bilancia. E questo perché il sistema zodiacale rappresentato si rifà a quello preromano, nel quale le costellazioni dello Scorpione e della Bilancia erano unite. L'orologio è ritornato a funzionare nel giugno del 2010, dopo un lunghissimo lavoro di restauro che ha interessato sia la struttura architettonica della torre che i meccanismi contenuti al suo interno a occuparne i primi tre piani.